Domenica 14 aprile 2019 si è disputata nel comune di Vesime, in provincia di Asti, una bella gara di regolarità d'epoca valida per il campionato italiano FMI. La manifestazione, organizzata dal Motoclub Acqui Terme, è iniziata sotto un cielo plumbeo che non lasciava presagire nulla di buono. Ma fortunatamente, salvo un breve acquazzone all'atto della partenza, il meteo ha poi concesso il regolare svolgimento delle varie prove speciali e la conclusione della gara senza particolari problemi. Al via sul viscido e insidioso fondo sintetico di un campo da calcio si sono schierati 267 piloti partenti, dei quali 192 sono riusciti a raggiungere il traguardo finale. Tra loro molti nomi famosi nel panorama regolaristico, quali Gritti, Gagni, Meroni, Bettoni, Walter Testori e altri ancora. Per le classifiche finali, la classe A1 ha visto vittorioso Roberto Cancelli in sella ad un Ancillotti. In A2 Enzo Vescia si è confermato con la Gilera e in A3 si è imposto Roberto Maroni su KTM. Successo per Paolo Sala su Zunda Pina 4 e per Fabio Parrini, primo su una KTM in A5, mentre in B2 Alfredo Gamba in sella ad una moto Morini ha vinto precedendo Alessandro Gritti e Pietro Gamba. Nella B3 vittoria di Gianluca Beccantini in sella ad una Honda e nella C1 è Angelo Ceribelli ad essere davanti a tutti su una Fantic Motor. Nella C2 Pietro Gagni è primo su Fanti che Massimo Parrini si aggiudica la categoria C3 su un Ancillotti. La classe C4 vede vincitore Michele Lorenzetti su KTM e la C5 va per pochi centesimi a Francesco Guerini in sella KTM. La C6 va invece a pieno titolo a Marco Calegari su KTM, mentre in D1 Federico Fregnan sale sul gradino più alto del podio alla guida di una stupenda Fantic ed infine Giorgio Nembrini su Puck si aggiudica la categoria D2. Adesso accendiamo i motori. 575, 576, 580. Gianni, responsabile del motoclub Acqui Terme, che ha organizzato questa gara di campionato italiano d'epoca. Abbiamo noi, sì, no, io come e i ragazzi del motoclub. Motoclub. Due parole semplicemente come appassionato e come diciamo, cronista dell'inchiostro fresco e dell'Amazzonia Rete Valle Sud. Quello che vi chiedo, in una manifestazione come questa che non è di facile organizzazione, avete avuto diciamo, delle difficoltà nell'organizzazione? L'organizzazione di questa gara è cominciata a settembre dell'anno scorso, facendo la richiesta per poter avere effettivamente la FMI. E praticamente abbiamo cominciato allora a lavorare e stiamo finendo adesso perché praticamente i lavori sono sempre in corso, perché finché non è finita la gara i lavori sono sempre in corso perché comunque le condizioni del tempo cambiano, le condizioni del terreno cambiano, per cui i lavori sono sempre in corso fin tanto che non abbiamo fatto la premiazione. Da settembre adesso abbiamo lavorato gli ultimi 15 giorni, abbiamo lavorato praticamente 24 ore. Chiaramente prima abbiamo fatto le cose prima burocratiche e poi a livello di percorso. Un'altra domanda che faccio è questa. Di solito, diciamo, io parlo anche da motociclista, so che diciamo, le moto da fuoristrada non sono mai tanto ben accette nelle zone dove vengono ospitate le manifestazioni. Mi sembra che qua, diciamo, i cittadini di Vesine non Questa è possono un'isola essere felici di questa felice. Questa è un'isola felice, non è la prima manifestazione che facciamo, ma deve essere la quinta o la sesta di questo. È la prima con le moto d'epoca a livello di campionato italiano, però abbiamo già fatto altri due campionati italiani con le moto moderne e praticamente altri due o tre campionati regionali e devo dire che sia l'amministrazione comunale che tutte le persone del paese ci accolgono con le braccia aperte e sono gentilissimi, disponibilissimi e non abbiamo nessuna difficoltà per chiedere permessi, organizzare e passare dove abbiamo da passare.
non hanno torto a farlo, perché ho visto soltanto, soltanto dal paddock tutte le persone, tutta la, la, le persone a seguito che erano, diciamo, che sono presenti, non possono che portare, diciamo, benessere all'economia locale in un momento soprattutto come quello che stiamo vivendo adesso in Italia, che è di crisi. Diciamo che il paese, il concentrico, fa circa 300 abitanti, noi gliene abbiamo portati 1000 solo noi, più il pubblico, per cui credo che a livello economico e per il paese sia una cosa senz'altro positiva. Esattamente, esattamente. Ti faccio ancora una domanda e poi, o meglio, ti faccio ancora una domanda, parliamo da motociclisti, da appassionati. Quanti iscritti ci sono in questa manifestazione? Allora, questa manifestazione ha contato 302 iscritti. Ieri sono stati puntonati 273 moto, perché alcuni, vuoi per il tempo, vuoi per comunque questioni personali, non hanno potuto poi effettivamente aderire alla manifestazione. Comunque stamattina partono circa 270 moto, per cui per noi è un grosso successo, e la manifestazione, spero, toccando ferro e toccando tutte le cose che possiamo toccare, che funzioni, che arrivi fino in fondo senza problemi. Perfetto, io ringrazio Gianni, ringrazio il motoclub Aquiterme che ci ha ospitato, noi dell'Inchiesto Fresco per la zona Rete Valle Stura e Mangiapolvere on Dirt Bike, che è il mio blog che si occupa soltanto di moto da fuoristrada a dentro. Ringrazio te e ringrazio voi. Grazie, arrivederci. Grazie, ciao, ciao. Il numero è il 305, partono alle 9:33. Qualche breve nota per chi non è ferrato in merito alle varie specialità del motociclismo fuoristrada. La disciplina che oggi conosciamo con il termine enduro fino agli anni 80 era chiamata regolarità. Si trattava di uno sport motociclistico praticato soprattutto su strade sterrate, sentieri e mulattieri, e i piloti, o meglio gli atleti che la praticavano, dovevano mettere in conto una considerevole preparazione atletica e una resistenza fisica e a volte anche psicologica non comuni. La regolarità è nata in Europa per poi diffondersi rapidamente in tutto il mondo, evolvendosi ovviamente di pari passo con il progresso tecnologico dei mezzi, fino all'attuale enduro, che deriva il suo nome dal termine inglese endurance, che significa proprio resistenza. Pur essendo sovente confuse dai profani con il motocross, per la somiglianza notevole tra i mezzi impiegati, le motociclette utilizzate nella regolarità sono ben diverse dalle strette parenti da motocross. Innanzitutto, quelle da regolarità devono essere in regola con il codice della strada, quindi risultare targate ed assicurate, ed essere in grado di circolare senza limitazioni sulle strade pubbliche, regolarmente aperte al traffico veicolare, ed anche i piloti ovviamente devono possedere i requisiti previsti, tra cui la patente di guida idonea alla conduzione del mezzo. Si tratta di moto che comunque hanno molti particolari in comune con quelle da cross.
Tra questi particolari il telaio leggero, privo di accessori inutili, ma al contempo robusto. Le sovrastrutture, che fino agli anni 70 erano realizzate con diversi materiali, quali la fibra di vetro, l'alluminio e l'acciaio inossidabile, sono invece ormai totalmente prodotte con il polipropilene, indistruttibile. Le sospensioni sono particolarmente idonee a sopportare le sollecitazioni non indifferenti del terreno, dell'asperità del terreno, e per questo si presentano con elevata escursione della parte ammortizzante. Le differenze tra le moto da regolarità degli albori e fino agli anni 70 e quelle più recenti, ovvero degli anni 80 in poi, si possono riassumere nel differente sistema di raffreddamento, prima ad aria e poi a liquido, ed anche nella presenza di un sistema differente di sospensione posteriore. Le prime, le più vecchie, le più datate, sono ancora oggi provviste di due ammortizzatori, mentre quelle più recenti, diciamo dal finire, dai primi anni 80 ad oggi, presentano la soluzione del monoammortizzatore molto molto più moderna. Il peso di queste moto può variare dai circa 80 kg di un 50 cm cubici ai 150 kg e forse anche più per moto più potenti. Anche i motori delle moto da regolarità presentano una differenza nella rapportatura del sistema del cambio, per esempio. Le tarature, anche le tarature dell'alimentazione o dell'accensione consentono una migliore erogazione della potenza e quindi una gestione più facile del mezzo in condizioni particolari e magari anche estreme. A differenza delle corse di motocross, questo per parlare un pochino di come si svolgono queste gare, dicevo, a differenza delle corse di motocross dove i piloti allineati dietro a un cancelletto partono contemporaneamente al suo abbassamento, nelle gare di regolarità i concorrenti partono uno dopo l'altro con un intervallo di pochi secondi e questo evita la competizione diretta. Il termine regolarità lascia intuire che il vincitore della gara è il conduttore che riesce a coprire il percorso stabilito rispettando la velocità media indicata dagli organizzatori. Il regolamento prevede delle penalità inflitte al transito ai vari controlli orario posizionati lungo il tracciato ed anche all'arrivo o all'arrivo di ciascuna prova per ogni secondo di anticipo o di ritardo accumulati. Terminate tutte le prove, la classifica viene stilata sommando le penalità dei concorrenti e viene dichiarato vincitore il pilota con il minor numero di penalità. Nel caso in cui un concorrente, ad esempio, saltasse un passaggio anche di un solo controllo orario, questo incorre nella squalifica. Negli anni più recenti, per rendere ancora più selettiva la competizione, sono state introdotte prove cronometrate, denominate in linea, e prove speciali, e anche delle vere e proprie prove di motocross su circuiti tracciati, diciamo, per l'occasione e che poi lasceranno nuovamente, terminata la gara, lo spazio alle distese verdi delle colline. Partecipante al campionato italiano regolarità d'epoca per Mangiapolvere, Dirt Bike, Telemasone, Rete Valestura e il Chiostro Fresco, gli chiediamo come ha trovato questo percorso di Vesine. È abbastanza impegnativo, visto il tempo non troppo clemente, proprio nel partito ha cominciato a piovere e il sottobosco prima di arrivare al fettucciato è molto viscido e tanto fiume da attraversare, pietre. Non sarà facile per tanti. La speciale invece è bella, il fettucciato per adesso è bello, tiene il terreno, tiene benissimo.
adesso andiamo a provare la linea, che sarà molto difficile quella. E quindi un ritorno, diciamo, agli anni 80, se vogliamo. Sì, anche prima, visto la mia moto del 75. Certo, sì, sì, infatti, questa la riconosco, la KTM. Sono del 62, quindi stiamo parlando la stessa lingua. Sì, la Valera, famosissimo. Da dove venite voi? Da Cardone Valtrompi, a Brescia. E beh, le fate tutte gli appuntamenti? Ma io no, perché partecipo anche al Motorelli, lui le fa tutte. No, è più impegnativo. No, comunque sono belle gare. Sì. È che essendoci tanti partecipanti adesso c'è tanta attesa inutile. Per quelli un po' competitivi, per quelli un po' più appassionati va bene, perché va bene, hanno così tempo di riprendere. Hanno più tempo, certo, certo. Va bene, vi lascio alla vostra preparazione per la seconda parte del primo giro, quindi sì. Va bene. Buona gara. Grazie. Mancano 15 secondi.
piove. Allora, torto! Abbiamo il nostro guascone, cazzo. Accendiamo il motore, 10.02, la 557, 560, 562. Cominciamo da 562, Franco Filippo.